Bene, buonasera a tutti, sono Andrea Righetto, presidente dell'Associazione dei genitori degli studenti che frequentano o che hanno frequentato le scuole Romano Bruni e vorrei dare il benvenuto a tutti voi anche a nome delle scuole Romano Bruni a questa ormai quinta edizione della Festa della Scuola. Il titolo della festa quest'anno è «Per educare un figlio ci vuole un villaggio», che poi è quanto ci ha detto Papa Francesco durante l'incontro dedicato alle scuole del 10 di maggio. Anche noi genitori, nel nostro piccolo e in questi anni, abbiamo sempre cercato un rapporto privilegiato con la scuola, ben sapendo che i primi educatori dei nostri figli siamo noi stessi e che vogliamo essere i protagonisti di questo importante mestiere. In questo senso pensiamo che il termine villaggio indichi il luogo dove, in libertà e distinzione dei ruoli e dei compiti, tra genitori e insegnanti si possa dialogare, si debba dialogare, confrontarsi, sostenersi e correggersi per insieme educare i nostri figli e gli alunni. Con noi questa sera abbiamo come graditissima ospite Gemma Capra, madre di insegnante, che abbiamo invitato non solo per raccontarci la sua esperienza di una mamma che ha dovuto affrontare la perdita del marito in circostanze tragiche, ricordo che Gemma è la vedova del commissario Calabresi, ma l'abbiamo soprattutto invitata per raccontarci la sua esperienza di educatrice e per aiutarci ad affrontare alcuni di questi temi a noi cari. In questo senso Gemma poi chiude un ciclo di incontri che la scuola e l'associazione hanno proposto in questo anno scolastico, e che sono cominciate con Don John Lynch in febbraio, con i professori Campagnere e Mazzeo in marzo e con Maria Aletti in aprile. Con me sul palco ci sono poi il rettore della scuola Stefano Montacini e Nicola Boscoletto, un genitore con più figli cresciuti in queste scuole. Bene, lascio a lui la parola per introdurre la nostra ospite. Ma aggiungo anch'io il mio grazie a Gemma per aver accettato questo invito, sapendo anche degli impegni e delle problematiche insomma, che deve affrontare per la sua vita attuale, familiare, di nonna, con sei nipotini e tante altre problematiche. E non serve dire niente di più come presentazione, conosciamo tutti Gemma, posso solo dire insegnante di religione alla scuola elementare statale Pietro Micca di Milano dal 1974 al 2005, quindi per 31 anni insegnante. E parto con la prima domanda abbastanza semplice, così pian pianino entriamo dentro un po' alle cose che ci interessano di più. La prima domanda semplice per una persona che per 31 anni ha frequentato le scuole è che impressione ti sei fatta girando per la nostra scuola? Siamo arrivati un po' prima con i professori, alcuni genitori ti hanno portato a visitare un pochino le mostre, Ti prendo in giro, è come dire all'oste, com'è il tuo vino? È vero? Intanto buonasera a tutti. Mi trovo un po' spaventata perché questo ruolo di parlare a voi come educatrice in effetti non è il mio solito e quindi vi chiedo proprio... Io non voglio fare conferenza, ma voglio proprio uno scambio. Facciamo finta di essere nel salotto di uno di voi, di casa vostra, dove chiacchieriamo dei nostri figli, delle nostre esperienze. Ecco, preferisco una cosa di questo tipo perché non mi sento, non voglio una così grande responsabilità. Girando ho visto questi lavori, questi laboratori. Ne sono rimasta impressionata veramente molto positivamente, per davvero, sono bellissimi. Ma la cosa che più mi ha colpito, che più mi è piaciuta, è l'orgoglio col quale i ragazzi spiegavano
i loro lavori. Ecco, questo dice tutto, perché erano contenti di raccontare, di fare vedere, di presentare il loro lavoro di questo anno scolastico con gli insegnanti, eccetera. Per cui direi veramente qualcosa di molto, molto positivo. E poi ho visto tanta serenità. Non c'è paura in questa scuola, perché spesso si trova anche quello, d'accordo che siamo alla fine, però l'ansia, la paura che non... Non c'è, direi che non c'è. Quindi questo è veramente bello. Io ero molto ansiosa quando ero bambina e ho fatto una scuola, insomma io tutte le mattine andavo a scuola con l'ansia, con la paura. Avessi avuto un ambiente di questo tipo sarebbe stato meraviglioso, ecco. Ok, grazie. Ti leggo una cosa che mi ha colpito particolarmente, che tiene dentro l'essere padre, avere dei figli, la problematica del momento attuale che viviamo, le difficoltà, eccetera, no? Te la leggo perché leggendola una mattina mentre andavo in treno a Roma, presto mi sono messo a leggere questa paginetta che probabilmente molti di voi hanno già letto, la storia che normalmente c'è alla fine delle mensile tracce, ogni numero, e sono arrivato alla fine e mi sono venute le lacrime agli occhi, insomma, mi sono commosso pensando a me, genitore, ai miei figli, alla situazione attuale, alla scuola in cui è, eccetera, no? Lo leggo che è molto più semplice. Il titolo è Quei tre dell'altro tavolo. Alessandra raccoglie velocemente i fogli sul tavolo della vicepresidenza. Guarda l'orologio sulla parete, decisamente in ritardo. I ragazzi saranno ancora davanti al monumento di Dante ad aspettarla. Prende il cellulare e invia un SMS a Stefano. Ci vediamo direttamente all'osteria. Visto che parliamo di oste, ci vediamo direttamente all'osteria. Cominciate ad ordinare. Ancora alcuni moduli da compilare. Una collega si affaccia sulla porta. Ancora qui. La mia quinta è un disastro. Nella verifica di Greco 3 sufficienze. Meno male che è sabato. Fino a lunedì non li rivedo. Buona domenica. Chissà cosa direbbe se sapesse che lei, Alessandra, volontariamente alcuni studenti, li rivede tra pochi minuti. Ogni 15 giorni si trova a pranzo con un gruppetto di ragazzi di GS, alcuni suoi alunni e poi amici invitati. È un appuntamento che non perderebbe per nulla al mondo. Di corsa scende le scale, attraversa la città e arriva a destinazione. All'ingresso il cameriere, riconoscendola, le dice: «Sono nella solita stanzetta, però professoressa, mi raccomando, non fate troppo rumore, non siete soli». Un po' ha ragione, il loro non è mai un pranzo silenzioso. Appena varca la soglia si alza un coro di voci. «Eccoti, chi ti ha bloccato? Siediti al centro». Nel tavolo accanto tre signori distinti si voltano a guardare. «Ragazzi, abbassate la voce. Dai Ale, non siamo in convento». Emma, la creativa del gruppo, mostra la sua nuova collezione di anelli e braccialetti. Matteo, in fondo al tavolo, chiede: «Ti sei ispirata all'alfabeto greco o ai capitelli romani?». Prendi in giro, intellettualone, vieni poi a chiedermi lo sconto per il regalo della tua fidanzata. Partono le risate, una giornata particolarmente allegra, c'è la voglia di stare insieme, di mettere in comune la vita, non accade sempre, tutti hanno qualcosa da raccontare. A un certo punto Stefano alza il calice, voglio fare un brindisi al mio primo 6 in matematica e speriamo non ultimo. Giulia si alza in piedi, allora brindiamo a tutte le sufficienze. Anche tu Carla, anche se per te i voti vanno solo dall'8 in su, ti accettiamo ugualmente. Altre risate. Con la coda dell'occhio Alessandra guarda i tre signori del tavolo accanto. Non sembrano disturbati dal loro rumore, anzi ha quasi l'impressione che stiano seguendo i loro discorsi, ma forse si sbaglia. Eppure, quando butta lì la domanda, ragazzi, ma voi per cosa studiate? Le sembra che uno dei tre uomini voglia addirittura aprire bocca a rispondere. La discussione è animata, Riccardo è duro, accidenti, studiare per me è solo una gran fatica, io desidero qualcosa di più.
c'entra con il fatto che tutto quel che accade è per il mio bene? Dove sta il mio bene? Anna Butalì, perché non studiamo insieme latino? Lo sanno tutti che è un genio, ma che studia sempre da sola. Ormai sono le 3:00, è ora di andare. Alessandra raccoglie i soldi per pagare, arriva alla casa, alla cassa, sta per consegnare il denaro, quando il solido cameriere le dice: non c'è bisogno, ha pagato quel signore là in fondo. Alessandra è allibita. Per tutti? Sì, per tutti e 12. Sulla porta uno dei 3 uomini del tavolo a fianco sta per uscire. I ragazzi hanno sentito e uno allegramente dice: ci troviamo nei 15 giorni. Se vuol tornare è il benvenuto. L'uomo sorride: l'ho fatto perché è bello che vi incontriate così. È un piccolo contributo perché possiate vedervi di nuovo. E dopo qualche secondo, grazie. Fuori dall'osteria tutti commentano. Giovanni: ma cosa avrà mai visto? E Giulia: noi. Ecco, riassume tante cose, riassume l'insegnante di tipo A che non vede l'ora di andare a casa e di non vederli più, la professoressa che corre all'osteria, i miei figli, il mio essere padre, quindi ci sono tante cose, insomma, che... Ma intanto è un racconto tenerissimo, bellissimo. E mi è capitato più volte di trovarmi in pizzeria a fine scuola con tavolate di ragazzi, e per me è sempre stato un piacere enorme. Io sono sempre andato, io insegnando religione, alla fine dell'anno avevamo queste pizzate, ma io ovviamente, avendo tante classi, finiva che per una decina di giorni io quasi ogni sera ero fuori con loro. Per me era una gioia enorme. E io avevo bambini delle elementari, perché ho insegnato sempre alle elementari. E dicevo prima con alcuni di loro che io rincontro i miei alunni, che mi saltano al collo, ormai sono mamma e papà, e mi dicono: la maestra di religione, e mi fanno un sacco di feste. E addirittura una mi ha detto: io fino a fine del liceo ho sempre continuato a fare religione, anche se i miei compagni dicevano: ma dai, stai fuori, esonerati. Io invece ho sempre fatto religione, però tante volte mi sono chiesta: ma la religione che ci insegnava Gemma dov'è finita? Per cui ho anche queste enormi soddisfazioni dai miei ex alunni, che ormai sono diventati genitori. E spesso mi dicono: ma sai che io racconto ai miei bambini le cose che tu ci raccontavi? Raccontiamo magari come favola, eccetera, gli racconto le parabole e poi le spiego come tu ce le spiegavi. E quindi, ecco, io vedo che dare queste cose, erano bambini, adesso sono adulti, e ancora loro ricordano e parlano con le mie parole ai loro figli. Quindi io ho capito che è importantissimo non arrendersi mai, non smettere mai di dare, bisogna proprio crederci. Io so che qualcuno domandava cos'è che è importante, quali sono le figure più importanti di riferimento per dei bambini. Ecco, io dico ovviamente prima di tutto la famiglia, i genitori, la famiglia allargata, i nonni, gli zii, gli amici più cari. Ecco, ma le figure di riferimento principali, proprio iniziali, sono quelli della famiglia. Poi ovviamente avviene la scelta della scuola, crescono e c'è un po' anche la scelta dei compagni, degli amici. Ecco, qui io vorrei dire che molto importante è dare, più che fare noi genitori una lista dei buoni e dei cattivi che loro accettano molto male, dare a loro i mezzi, i valori
affinché da soli riescano a capire quando un comportamento è giusto e quando no, e riescano loro a fare le loro scelte. Certo, non è una cosa che si fa in un giorno, è tutto un cammino. Io, facendo l'insegnante, essendo stata una mamma con figli senza papà, un padre tolto con tanta violenza, ho scoperto una cosa molto importante, che quando un bambino ha un handicap, che può essere appunto familiare, oppure ha un handicap fisico, oppure ha un handicap psicologico, l'errore più grande è dire poverino e quindi pretendere meno da lui. Ecco, io ho proprio scoperto, attraverso i miei figli prima di tutto, che bisogna pretendere come tutti gli altri. Non diciamo poverino è senza il papà, o poverino è sulla sedia a rotelle, oppure poverino ha questa situazione psicologica, perché facciamo il suo male, non lo prepariamo per la vita, proprio perché ha più difficoltà e ha più bisogno di formarsi, ha più bisogno di essere forte, e quindi non dobbiamo comunque pretendere il massimo da quel bambino, da quella bambina, naturalmente con grande amore, con grande tenerezza, dandogli tanti input, tanti incentivi, e poi facendogli sentire quando fa delle conquiste che è riuscito. Però non dobbiamo essere noi, già dall'inizio, a pretendere di meno, a fargli degli sconti, perché veramente faremo il loro male. Io, tu forse vuoi farmi delle domande, inutile che vada avanti. Vai. Dai miei figli, parlo della mia esperienza, quasi da subito ho fatto una scelta importante: non crescerli nella cultura dell'odio e del rancore. Non parliamo della vendetta. La parola vendetta nella mia famiglia d'origine non è mai stata neanche presa in considerazione, quindi neanche nella mia. L'odio e il rancore ti divorano tutto, distruggono tutto. Ti alzi al mattino con la rabbia dentro, non riesci più a vedere quanto di bello ti riserva ancora la vita, gli altri, una nuova amicizia, un tramonto, le scoperte dei tuoi figli che crescono. Ecco, l'odio e il rancore sarebbero stati per noi famiglia una tragedia in più. Quindi io ho proprio cercato di educarli al bello, al buono, alla gioia di vivere che io avevo ricevuto dalla mia famiglia. E la gioia di vivere, perché non dimentichiamoci che Luigi Calabresi, Gigi, noi lo chiamavamo in famiglia, è stato ucciso dopo una violentissima campagna di stampa contro di lui. E quindi io volevo che i miei figli non avessero la rabbia, non avessero, si fidassero degli altri. Io dovevo far riconquistare a loro, perché loro inizialmente, specie Mario il grande, erano timorosi degli altri. Se qualcuno gli si avvicinava, magari volevano fargli una carezza, si ritraevano, cioè avevano paura. Ecco, io ho fatto di tutto per togliere a loro questa paura. Volevo che sì, crescessero nella serenità, ma che riconquistassero l'amore che era quello delle persone, che era quello degli altri, quindi cominciando in famiglia. Quindi i figli ci guardano. Dobbiamo essere noi a dare l'esempio e a fargli vedere
che ci fidiamo degli altri, che vogliamo bene agli altri, far capire che le cose che fanno gli altri per il nostro bene. E in effetti noi abbiamo cominciato, andavamo per la strada, andavamo al supermercato, andavamo in chiesa, prendevamo la metropolitana, e abbiamo sempre trovato un'infinità di manifestazioni di affetto nei nostri confronti. Signora, l'ho riconosciuta, l'ho pensata. Signora, io ho sempre seguito la sua storia. Sono contenta di incontrarla, di conoscerla. Ho pregato per lei. Queste cose, piano piano, ci hanno riempito di amore, di affetto. Io ho fatto sentire ai miei figli che gli altri sono la ricchezza più grande che abbiamo. E senza gli altri, senza queste manifestazioni così di affetto, di amore, di solidarietà, io non so se sarei riuscita. Quando mi chiedono come hai fatto a farcela, io rispondo: ce l'abbiamo fatta. Perché siete stati voi, come voi stasera, che volete sapere la mia storia, come ho cresciuto i miei bambini, che mi avete accolto con tanto amore, con tanto affetto. Ecco, mi fa ripartire, mi dà forza, mi dà coraggio, mi dà gioia, perché ovviamente tutti i giorni non sono uguali, tutti i giorni non sono belli, tutti i giorni non sono pieni e ricchi. Ci sono i momenti di sconforto. Anche se hai incontrato Dio, però ci sono i momenti in cui io mi siedo e dico: oggi non ho niente da darti, sono svuotata, fai tu, parlami tu. E allora mi metto all'ascolto. Ecco, quindi io ho cercato di dare ai miei figli, ma credo che anche senza bisogno di una tragedia come quella che ho vissuto io, sia importante dare ai figli il valore degli altri e l'importanza degli altri. E io ho scoperto, ve lo voglio dire perché così capite perché faccio questo discorso, andando a fare delle testimonianze, una delle testimonianze ultime che ho fatto in Svizzera, alla fine mi si è avvicinata al tavolo una signora più o meno della mia età, che mi ha detto che abitava nella mia stessa casa quando è stato ucciso Gigi. Solo che c'era la strada, la casa davanti, e lei abitava davanti. Poi c'è tuttora, un chiostro, e io abitavo nella casa dietro, per cui io non ho sentito gli spari. Questa all'epoca era una ragazza che aveva 22 anni, stava per uscire per andare all'università, hanno sentito gli spari, sono corsi alla finestra. E la mamma e lei, e hanno visto mio marito per terra. Hanno subito capito chi fosse. E la mamma si è ritratta, mentre la figlia è rimasta come ipnotizzata e non riusciva a togliersi da quella scena, a ritrarsi. E poi lei mi ha raccontato che la mamma l'ha strattonata e gli ha detto: vieni qui, dobbiamo pregare per loro. E lì in soggiorno ad alta voce hanno detto: il padre l'ave e il gloria. Ora pensate, io non sapevo ancora che mio marito fosse stato ucciso e già c'era chi pregava per noi. Ecco perché poi Dio mi è venuto subito incontro quando ero sdraiata su quel divano e si è fatto sentire, e io ho avuto la netta sensazione che mi fosse venuto ad aiutare. Ho sentito proprio la sua presenza. Ecco perché io ho sentito molto forte da allora, negli anni, questa comunione tra persone attraverso la preghiera. E ho avuto altre testimonianze di questo tipo. Pensate, una volta ho incontrato un signore sul lungo lago di Como che mi ha detto: che bello,
incontrare una cara amica, quasi una parente, che però non avevo mai visto prima. E mi ha detto, lei capisce cosa voglio dire? E dico, beh, forse che lei mi ha sempre pensata. E lui mi ha detto, quando è morto suo marito, io quel giorno mi sono sposato. E con mia moglie siamo rimasti così scioccati dalla sua storia che abbiamo deciso di portarla con noi nel nostro matrimonio. E da allora ogni giorno recitiamo una preghiera per lei. Ci siamo abbracciate con le lacrime agli occhi, e ancora mi commuovo a dirlo, e ho detto ecco perché ce l'ho fatta. Quindi non pensate che la preghiera che voi magari fate la sera nel vostro letto sia arida e finisca lì. No, Gesù ci ha detto chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto, perché vuole che siamo noi a chiedere per gli altri. Lui sa già che cosa abbiamo bisogno, ma vuole che siamo noi, vuole questa fratellanza tra di noi, questa unione, e io l'ho sperimentato ed è una cosa che mi dà una forza enorme. Quindi anche se ogni volta che vengo a parlare, poi ogni volta al momento buono mi viene mal di testa e dico perché ho detto di sì, perché ho detto di sì, perché mi viene l'ansia, però poi sono molto felice perché io ricevo molto. E quindi è uno scambio ed è molto bello questo. E quindi quando io dico queste cose, i miei figli mi dicono brava mamma. Erano in Piazza Duomo quando ho parlato e ho visto nei loro occhi che erano orgogliosi, che erano contenti. E devo dire che i ragazzi, i miei ragazzi, ma credo tutti, per quello che vi invito proprio a dialogare con loro, hanno bisogno di questo dialogo, di raccontarsi, di sentirci, di parlare. E devo dire che quando ho avuto dei momenti di sconforto, sono stati loro a dirmi, mamma, ma dove è finita la tua fede, la tua gioia di vivere? Sono loro poi che pretendono da noi quello che gli abbiamo sempre dato, la fede, la speranza, la gioia. Ecco, quindi non scoraggiatevi. Io, qualcuno mi chiedeva se ho mai avuto un punto di non ritorno. Ecco, il punto di non ritorno no, non l'ho avuto, anche se momenti difficili coi figli si hanno, difficilissimi, che ti fanno stare sveglia tutta notte. Però io ho scelto il dialogo, ma non il dialogo devi fare questo. Il dialogo, il confronto, io l'ho scelto soprattutto nel momento della tavola, del pranzo, della cena. Io ho trovato che la tavola sia veramente da intendere come una mensa e lì voi potete cominciare a raccontarvi quello che avete fatto, la vostra esperienza di quel giorno, se vi siete arrabbiati, se avete avuto delle soddisfazioni, il vostro lavoro, qualunque sia. E quindi piano piano diventa uno scambio. Noi le più grandi decisioni le abbiamo sempre prese a tavola nella nostra cucina. E quindi a questo proposito vi vorrei dire, è un dialogo che non è mai finito. Adesso il più grande ha 44 anni, l'ultimo ne ha 30, sono 4, tutti maschi, e il dialogo continua ancora. E a questo proposito, siccome io ho scelto appunto il momento il momento conviviale del pranzo, ecco, io vorrei dirvi, cucinate con amore. Non fate sentire ai vostri figli che barba adesso, cosa facciamo oggi da mangiare? Ma tu hai fame? Ma tu cosa vorresti?
No, metteteci anche solo 10 minuti, sarà l'hamburger, sarà la frittata, sarà la torta salata, non ha importanza. Ma fate sentire che lo fate con amore, che mettete in tavola con amore. Tra l'altro io ho pensato un giorno che quello che si mette in tavola sono dei pezzettini di creazione che noi abbiamo elaborato, perché i doni della terra sono comunque, vengono comunque anche quelli da Dio. E quindi come possiamo non farlo con amore? Ecco, aprirà di più alla convivialità. Cerchiamo proprio di godere quel momento, di farlo diventare un momento anche per ridere, per fare delle battute, per smorzare la tensione, perché ovviamente ci sono momenti difficili, momenti con grossissimi problemi, però non importa, ecco, noi avevamo i processi e insieme si decideva l'intervento da fare, perché purtroppo alla fine di ogni processo, poi dopo di ogni sentenza, tutti i giornalisti intorno, un momento di ansia terribile. Allora insieme si decideva come affrontare quel momento, cosa dire nel bene o nel male. Io ho voluto insegnare ai miei figli la pazienza, perché il padre era stato calunniato per tanto tempo. E i giornali, purtroppo molti giornali, hanno parlato male, hanno seguito una certa moda di quegli anni. E io ho sempre detto a loro: la figura di papà sarà riabilitata, ma ci vorrà tanto tempo. Ci vorrà tanta pazienza e questa riabilitazione sarà fatta soprattutto attraverso il nostro comportamento, che deve essere un comportamento pacifico, non aggressivo, non violento. Ecco, io ho insegnato a loro, quando si entrava nell'aula di tribunale, che il saluto lo si doveva dare a tutti, anche agli imputati. Il buongiorno non si negava a nessuno. E certo, io ho usato molta fermezza con i miei figli, questo sì, però io ho cercato di dare a loro i mezzi. Per esempio, fin da quando sono nati io ho pregato per loro. Ecco, io non ho mai pregato chiedendo a Dio: preservali dalle difficoltà, preservali dalle cose tristi della vita, preservali dalle tristezze, dal brutto. No, io ho sempre chiesto a Dio, e tuttora lo faccio ogni sera: dagli la forza di sopportare le loro croci. E io devo dire che Dio mi ha esaudita. E vi faccio un esempio, ve ne faccio uno solo. Il mio secondo figlio Paolo con la moglie hanno perso un bambino nato da poco, che aspettavano con una gioia enorme, e loro incredibilmente hanno affrontato questa perdita con un'unione tra di loro enorme, e dopo pochi giorni mi hanno detto: stai tranquilla, noi abbiamo un dolore sereno. Ecco, quindi io anche in quell'occasione della perdita del mio nipotino ho ringraziato Dio, perché quello è veramente quello che io chiedevo, che loro possano avere la forza, la fede per superare le difficoltà e le croci. Non chiedo di non mandargli le croci, perché allora gli altri sì, a loro no, veramente sarebbe assurdo. Però chiedere, ecco, questo, e dare l'esempio.
Ecco, dare sempre l'esempio. Io ho avuto una mamma, per me importantissima, che aveva un enorme dialogo con noi e che ci insegnava, ci diceva il perché delle sue scelte, perché faceva una determinata scelta, e ci faceva capire in base a quale valore aveva fatto quella scelta e ce la motivava. Ecco, io ho cercato, come ho potuto, di fare questo. Mia mamma era molto più brava di me. E quindi per questo vi dico queste cose che potrebbero essere utili per i vostri figli. Adesso ho parlato un po' troppo, dimmi tu, fammi tu delle domande. No, i nostri genitori qui della scuola si sono preparati una ventina di domande, ma hai già risposto a tutte praticamente. No, ma magari tralascio, allora, mi dimentico. No, credo che più difficoltà siamo tutti noi rispetto a te. No. Comunque, io accetterei l'invito iniziale che Gemma ci ha fatto, e cioè che chiunque, anche sollecitato dalle cose sentite adesso, volesse rivolgere qualche domanda, qualche contributo, eccetera. Posso aggiungere una cosa? Liberissimi di farlo. Io, una cosa che ho sempre fatto, che adesso ho cominciato a fare con i nipoti, no, non voglio far la maestrina io, ma mi avete chiamato a dire la mia esperienza, è stata sempre questa. Leggendo il quotidiano, ho sempre ritagliato delle pagine dei giornali e ho invitato i miei figli, adesso comincio con mio nipote più grande che ha 11 anni, a scandalizzarsi per l'aggressività che c'è nel mondo, per la cattiveria, per la violenza, per la guerra, perché è terribile che uno si abitui. Noi sentiamo il telegiornale e ahimè un kamikaze si è fatto saltare in aria, 40 morti, oppure uno davanti a una scuola ha fatto fuoco, tot bambini feriti, altri morti, e diventa quasi, non deve diventare un'abitudine. Accompagnate i vostri figli a scandalizzarsi per questo, perché veramente possiamo, loro possono fare qualche cosa di meglio, un mondo migliore. E quindi, e nello stesso tempo li ho sempre invitati a gioire per le azioni buone, per le cose positive della vita, per le scoperte scientifiche, per le scoperte della tecnologia, della scienza. E quindi per questo io ritaglio gli articoli, poi glieli faccio leggere, poi li commentiamo. E devo dire che oggi Mario, mio figlio grande, che è direttore della stampa, ha fatto una rubrica una volta alla settimana nelle lettere. I lettori del suo giornale devono scrivere e inviare un racconto positivo della vita che loro hanno conosciuto, che hanno vissuto, che hanno, e secondo me è bello. Quindi è proprio l'invita al bello, al buono, al positivo. Se c'è qualcuno di volontari oppure di quelli che comunque si sono preparati, direi, non so, Rebecca o la ne faccio intanto una io. E buonasera e grazie di quello che ci ha detto. Io insegno qui in questa scuola e sono rimasto molto colpito perché, sebbene in misura minore, ma è così facile però scivolare in, con magari carature diverse, in quel rancore, no? Da insegnante, con il collega, con l'alunno, con il genitore, no? Magari anche con me stesso, no? È così facile che, non è odio magari, no? Però che si metta come un velo
tra te e l'altro. E poi lei ha raccontato questa bellezza dell'altro, no? Io vedo che spesso mi capita di incastrarmi in questo punto, per poco magari tempo, però mi incastro. E volevo, siccome anche poi prima ha parlato di questi alti e di questi bassi, se potrebbe descrivermi il punto di ripartenza da questo rancore o da questo... perché come si fa, l'altro è sempre una risorsa, ma lei dove pesca questa definizione dell'altro? Come fa a ricordarla sempre? Questo volevo chiedere. Grazie. Quando nel 1972, il 17 maggio, quella mattina che spararono a Luigi, quando Don Sandro, il mio parroco, la casa si era riempita di gente, tutti tergiversavano, chi diceva che era ferito. A un certo punto io ho preso Don Sandro per le spalle e gli ho detto: dimmi la verità. E lui, col solo movimento delle labbra, senza emettere alcun suono, mi ha detto: è morto. Io in quel momento mi sono accasciata sul divano con uno smarrimento totale e una sensazione di abbandono, di dolore fisico, dolore spirituale. È difficile da descrivere a parole. Ma mentre ero lì, in questa situazione così strana, poco piano piano io ho sentito venire in me un'enorme forza interiore, un'assurda pace. Io sentivo che non ero sola. Ecco, io ho percepito che in quel momento Dio era venuto in mio aiuto e ne sono certa. Io in quel momento ho ricevuto da Dio il dono della fede. Ero una credente, perché venivo da una famiglia molto religiosa, ma più che altro era imitare i genitori, era forse farli contenti, era per tradizione. Da quel momento diventa una mia scelta. Addirittura io ho chiesto al mio parroco, pensate, diciamo un'Ave Maria per la famiglia dell'assassino, perché avrà un dolore molto più terribile, più straziante del mio. Ora non è possibile che una ragazza a 25 anni, come ero stata sempre io, in quel momento potesse da sola dire una cosa del genere. No, era Dio che voleva testimoniare attraverso di me, che voleva farmi capire che la mia strada sarebbe stata un'altra, ma che non sarei stata sola. Allora, per rispondere a quella domanda, quando tu percepisci una cosa così forte, così importante, non la ricordi tutti i giorni, ci sono i momenti appunto di alto e di basso, però io mi dico: Gemma, tu lo sai che Dio esiste, perché l'hai sentito, l'hai sperimentato e ti ha sempre aiutato. Allora, ecco, io attingo, anche se poi ho avuto momenti difficili, momenti, perché intendiamoci bene, la fede non toglie il dolore, non toglie la sofferenza, ma la riempie di significati, ti dà forza, non ti fa sentire solo. Ecco, quindi io attingo a quel momento da 43 anni, mi dico: oi, dopo un po' ecco che riesco a ripartire. E poi io ultimamente ho fatto un'altra scoperta, rileggendomi un po' la Bibbia: siamo fatti a immagine e somiglianze di Dio. Allora cerchiamo di vedere nel nostro collega, in quello che strilla all'assemblea di condominio, al nostro vicino di casa, oppure quel pezzettino di Dio che c'è in ognuno di noi. Se noi pensiamo quello nel momento della rabbia,
ecco che ci sgonfiamo e così si riparte. Grazie. Ciao, io sono una mamma e la leggo, e ho tutti i figli in questa scuola che stimo molto. Il mio più grande quest'anno ha scelto di intraprendere i 5 anni della scuola superiore in un liceo pubblico della città, pur sapendo quanto io e mio marito non condividessimo del tutto questa scelta, per vari motivi. Io ho presente, ho letto il libro di Mario dove racconta appunto il momento in cui gli viene offerto il posto a Repubblica, no? Mi colpisce l'apertura della possiamo tua possiamo leggere se vuoi quel pezzettino lì, ho messo il segno. Hai sì. Visto? Sì. Mi colpisce che tu, lui ti dice appunto la proposta e tu innanzitutto gli fai tutta una serie di domande, no? Gli dici: è un buon posto? Ti piace? Pensi che ti divertiresti? È un avanzamento, ci sono persone da cui puoi imparare. Tanto che poche righe più in là Mario dice: l'importante, ho sempre pensato, è rimanere se stessi, tenere fede alle proprie idee, rispettare la propria storia. A quel punto si può entrare ovunque, quasi ovunque. La mia domanda è: nelle scelte che i figli devono affrontare man mano nella vita, secondo te qual è il ruolo fondamentale di noi genitori, ma in un'età come l'adolescenza? Fino a che punto è giusto lasciare che usino la loro libertà e nello stesso tempo vegliare affinché non intraprendano strade sbagliate? Non so se si capisce. Allora, se hai capito benissimo, io non ho la ricetta, mi mette un po' in difficoltà. Nel caso, io intanto direi che nell'occasione per lui doveva andare a Repubblica. Repubblica era un giornale... tutti i giornali hanno il buono e il meno, perché per carità non faccio, però non era proprio in sintonia magari col nostro modo di vedere le cose, un giornale un po' urlato, un po' a volte in certi momenti un po' aggressivo, e quindi lui si preoccupava di questo, e tra le altre cose quel giornale scriveva e scrive tuttora Adriano Sofri, che è il mandante, uno dei mandanti dell'omicidio. Ora, ecco, ci sono state come questa volta, altre volte. Ecco, tu dicevi dell'adolescenza, fino a che punto? Ma io vedo che sono loro a chiedere, perché io li ho abituati allo scambio, al dialogo, ma dialogo sempre inteso come scambio, fin da quando erano piccoli. Anche perché un giorno Luigi mi aveva detto, perché prima noi abitavamo coi nonni, poi io ho voluto prendere casa per conto mio, altrimenti oltre ad aver perso il marito perdevo anche i figli, tra virgolette, nel senso che stando in casa coi nonni loro si rivolgevano sempre ai nonni per ogni richiesta, per ogni permesso, per ogni... Allora io volevo essere madre e padre, e quindi abbiamo preso casa per conto nostro. E la prima sera Luigi mi dice: ma adesso siamo sempre così soli? E dico: no, non siamo soli, siete voi tre, più ci sono io, siamo in quattro. Non siamo soli, solo che a casa mia c'erano ancora tre fratelli miei in casa, più i nonni, per cui eravamo tanti. Allora io proprio ho iniziato questo raccontare, questo parlare, questo scambiare, e li ho talmente abituati, per cui non trovo che sia un'ingerenza il fatto che ancora oggi io mi permetta magari di dirgli delle cose. Loro devono sentire che le cose che dite, le dite con amore, non per prevaricare. Quindi, quando c'è stata questa cosa per Repubblica, per esempio, ecco, io ho detto: ma se ti è utile, se pensi che sia importante, se pensi che ci siano persone dalle quali imparare, se pensi che sarà per te un avanzamento, e perché non devi andare? Non permettere che ancora una volta qualcun altro al posto tuo scelga della tua vita. Non c'è problema. Tu vai e mantieni i tuoi principi, i tuoi valori. Quindi il fatto che
dov'è quella signora che mi ha fatto la domanda? Il fatto che suo figlio abbia fatto questa scelta, è giusto appoggiarlo, è giusto dirgli, ricorda quello che hai imparato nella scuola elementare e media, ricorda quello che noi ti diamo, ma se lui vuol fare questa esperienza, forse lui può portare il patrimonio buono che ha dentro anche ad altri. Per cui non dobbiamo avere paura, dobbiamo certo vegliare. Però io penso che il dialogo non finisca mai con i figli. Certo non deve essere un dialogo fatto di amore, loro devono... Continuate a parlargli anche quando c'è quel periodo in cui ti dicono tanto non mi capisci, tanto non sei matusa, sei retrogrado. Non importa, voi date. Voi date. E poi viene fuori questo. Quando è uscito questo libro di Mario, io non avevo letto una riga prima, niente. L'ho letto quando è uscito in libreria. E alcuni sanno già l'aneddoto, ma ve lo voglio riraccontare, qualcuno se lo risentono per la seconda o terza volta. Io naturalmente, amore di mamma, mi dice: guarda che da domani è in libreria, lui era a New York. Cosa faccio io al mattino? Sveglia, mi alzo, la libreria doveva ancora aprire, entro e dico: mi dà 4 libri spingendo la notte più in là. E questo che mi riconosce, pensate che figura, mi dice: eh già, se le compra tutte la famiglia, io rimango senza. Pensate, abbiamo poi pattuito che ne ho presi solo 2, perché poi lui mi ha detto: ma in realtà me ne hanno mandate solo 5 copie, e quindi pure questa mi sono sentita dire. Allora io leggendolo ho scoperto quanto amore ci fosse nei miei confronti e quanto avesse ascoltato tutto quello e come potesse ricordarsi tutti quegli input, quelle consigli, tutto quel dialogare nostro che avevamo fatto. Quindi da qui ho capito che vale la pena. Non scoraggiatevi mai, parlate ai vostri figli, ascoltateli, fate proprio... Deve essere proprio uno scambio delle vostre cose dette a loro e viceversa. Però certo bisogna insegnarli fin da piccoli. E quindi saranno poi loro a cercarvi per chiedervi consiglio. E questa è la mia esperienza. Mi hanno mandato anche a quel paese tante volte. Non sto, adesso non credete che sia stato tutto bello e tutto facile. Perché mamma... ha sposato papà, mamma una donna di grande fede, ha sposato papà non credente e hanno fatto un percorso insieme di fede che è durato tutta la vita, una cosa meravigliosa. Papà forse alla fine aveva quasi più fede di mamma e lui l'ha sempre detto, solo guardando a lei, beh si amavano moltissimo, c'era tanta stima, ma guardando a lei, alla sua coerenza, al suo esempio, lui ha scoperto e ha incontrato la fede e quindi è stato proprio molto bello, molto importante per noi figli vedere questa trasformazione. E, beh, certo, dove attingere è la fede è tutto, ma noi dobbiamo crederci, dobbiamo essere convinti che Dio esiste, perché noi tante volte diciamo sì, io ho la fede, io credo, però non ci deve essere ma, dobbiamo essere sicuri e sentirlo. La fede va innaffiata veramente ogni giorno, bisogna ricercarlo ogni giorno, ma non ci deve essere la fede, la messa, le preghiere e poi il mio lavoro, la mia fatica, la spesa, il cucinare, lo stendere, il riordinare, il pulire. No, deve essere fuso insieme. Io veramente Gesù lo metto dappertutto. Lo metto dappertutto. Deve essere proprio... Io mi arrabbio anche, Sì, sì, a volte mi arrabbio per i figli, per i problemi dei figli, nel senso che quando magari mi sembrava troppo mi sono anche arrabbiata con Dio.
dico, ma oh, adesso fatti un po' più vedere, è un po' che non ti sento. E quindi ci deve essere questo continuo scambio anche con Dio. E il fatto di dire non sono miei, certo, perché i figli sono intanto di loro stessi, ma non sono miei deve essere una cosa che ti dà una forza enorme, perché sono di Dio. E quindi non siamo soli ad educarli. Quindi se noi chiediamo aiuto per un suo figlio, ma figuriamoci se non ci aiuterà quando vediamo il buio. Certo, dobbiamo magari saper aspettare, i nostri tempi non sono i suoi, i nostri disegni non sono i suoi, questo è vero, però ci darà dei segni, perché i segni noi dobbiamo anche saperli vedere. Non possiamo chiedere poi dopo distrarci, dobbiamo saper vedere le risposte, i segni. Io quando aspettavo i miei figli mi sono sempre sentita più alta di 10 centimetri. Io ho sempre pensato che partecipavo alla creazione, che Dio mi affidava un suo figlio per metterlo al mondo. Cioè, ma è una cosa grandiosa, ma ci pensate? Altro che pensare alla pancia, alle smagliature, ma chi se ne frega? Ma Dio ci dà un figlio suo e si fida di me per metterlo al mondo. E allora poi pensate che dopo non ci aiuterà più. No, non bisogna scoraggiarsi. Cioè, è normale scoraggiarsi, però continuiamo a crederci. Perché è prima di tutto figlio suo o figlia sua. Io volevo che approfondisse la questione della paura. La paura come l'ha superata lei e come l'ha fatta superare i suoi figli. Anche nella mia famiglia c'è molta paura a causa della malattia di un figlio ed è questa parola ci accompagna. Vorrei un aiuto. Non è semplice perché non è una scoperta di un giorno. È un cammino. Io quando è stato ucciso Gigi ho avuto molta paura, paura proprio anche per l'incolumità mia e l'incolumità dei miei figli. La paura può essere di tanti tipi, la paura anche appunto di cattive compagnie, la paura di una malattia, la paura della perdita del lavoro. O noi siamo convinti che non siamo soli, e allora anche attraverso la sofferenza, perché la paura dà sofferenza, riusciamo a vedere la luce, o certo se ci sentiamo soli, da soli non riusciamo. Io cosa posso dirti? Devo dirti di pregare, la preghiera, di chiedere a Dio di prendersi Lui un po' di questa paura. Io penso, vorrei leggere un piccolo articolo che ha scritto Mario, anzi lo facciamo leggere a lui. Io prego molto per i profughi e si vede che l'ho fatto sentire per gli altri. Tanti sono stracattolici eppure si arrabbiano con i profughi, non è possibile, adesso sono troppi, ci porteranno via il lavoro, poi va bene, sì, che vengano, ma si mettano dopo di noi. Non capiscono che il profugo non è uno status. Io non decido una mattina, mi alzo e dico adesso faccio il profugo e me ne vado in un altro paese. Il profugo scappa dalla violenza, dal terrore, dalla paura, dalla guerra, da cose che neanche ci immaginiamo, e affronta un viaggio sapendo che ha buone 60 probabilità su 100 di morire, ma ci tenta. Quindi noi dovremmo
dare moltissimo e vergognarci quando ci lamentiamo. Tra le altre cose, tra questi profughi siriani, aperta parentesi, non vuol dire niente, ma ci sono fior di medici, di avvocati, di professionisti che hanno lasciato lavoro, casa, tutto per portare via i figli da lì. E lo stesso in certi altri paesi dell'Africa, succedono delle cose terribili. E quindi, ecco, io la paura l'ho vinta pregando per gli altri e non per me. Perché c'era una mia bisnonna che ho fatto tempo a conoscere che mi diceva: se tutti dovessimo portare la nostra croce e dire andiamo a scambiarle e andiamo tutti su questo monte e ognuno parla della sua croce, stai tranquilla, mi diceva, che torni indietro con la tua. Beh, io ci ho sempre pensato a questo, perché se veramente, se apri la porta della sofferenza, scopri che non sei mai solo e che c'è tanto di peggio. E quindi ti aiuta a pregare per gli altri, per la sofferenza altrui. E mi piace condividere con voi questo articolo che ha fatto Mario, perché spiega tante cose, ecco, vi dà coraggio che a dialogare, che a buttare un seme, che dare l'esempio non va a vuoto. Un ponte di cui essere orgogliosi. Parlare di immigrati ormai è diventato difficilissimo. Nessuno ha più pazienza ad ascoltare, i più moderati restano in silenzio, gli altri o invitano a rispedire in ogni barca a destinazione o a girare la testa dall'altra parte quando fanno un naufragio. La questione è trattata solo in termini economici. Prima ci si preoccupa dei costi di salvataggio e accoglienza, poi della minaccia che rappresentano per la sicurezza o per il nostro già disastrato mercato del lavoro. Inutile cercare di discutere razionalmente, guardare i numeri che mostrano che sono molti di più quelli che si stabiliscono in Germania, in Francia o in Svezia. Noi siamo terra di passaggio, non una meta finale. Poi leggi il racconto di quella madre che è riuscita a tenere a galla per un'ora il figlio di 8 anni, prima di morire all'arrivo dei soccorsi. E senti che qualcosa non funziona più, dentro e fuori noi. Guardi la foto qui accanto e scopri che su questa barca verde rossa alla deriva ci sono 133 bambini che ieri sera sono stati asciugati, rinfocillati e hanno dormito sotto una coperta grazie alla Marina Militare Italiana che li ha salvati. Sono siriani in fuga dalla guerra con i loro genitori. L'operazione Mare Nostrum ne ha salvati 30.000 da ottobre a oggi. Per molti è una colpa, un ponte che andrebbe ritirato al più presto. Ma forse è anche l'unica mano che tendiamo verso una serie di conflitti che non vogliamo vedere. Il nostro sport nazionale ripete ad alta voce che l'Italia fa schifo, che non c'è niente da difendere, che siamo perduti. E se il nostro riscatto stesse nel riscoprire che siamo capaci di umanità? Mi attirerò una bella dose di critiche, ma ho voglia di dire che sono orgoglioso di appartenere a una nazione che manda i militari a salvare le famiglie e a non spararli addosso. Grazie. Nicola, mi concede di farle una domanda. Lei ha detto una cosa durante l'intervento, ha detto io dovevo comunicare ai miei figli questa cosa, come dire, non potevo fare a meno di comunicare ai miei figli questa cosa. Questa è una cosa per me impressionante. Da dove nasce la certezza che uno deve comunicare ai figli una certa cosa? Da dove nasce la serenità, la certezza, anche il dramma, magari non trovandoli d'accordo, eccetera, ma che uno deve comunicare ai figli una cosa che, per cui ne va di mezzo, diciamo, la vita? E io vorrei rispondere solo con una parola, con la fede, quel dono che Dio mi ha dato quel giorno, e proprio in un momento così tragico mi ha dato il dono più grande che potesse darmi. Difatti quando io
leggo di queste tragedie terribili, la prima cosa che chiedo a Dio: dagli per piacere quella fede che hai donato a me. Ecco, quando tu hai questo, è una motivazione talmente forte, perché io l'ho ricevuta in un momento particolare, questa fede, e quindi io la sento proprio come un dono, come un regalo, e quindi io devo manifestare, devo condividerlo, e questo mi fa dire: devo dare l'esempio, devo dialogare, devo dire, che piaccia o no, in questo senso, proprio perché la gioia, come il dolore, va condivisa, è importantissimo. Poi io ho scoperto comunque che anche attraverso il dolore, vorrei dire alla signora di prima che mi ha fatto quella domanda, attraverso il dolore, attraverso la paura, si cresce, si può migliorare. Io per assurdo sono convinta che questa tragedia mi ha reso migliore. Forse un cammino così non l'avrei mai fatto. Forse non avrei capito così gli altri, non avrei avuto questo amore per gli altri. Quindi, ecco, è proprio questo bisogno di condividere questo dono e questo regalo che io ho ricevuto in un momento così drammatico. Ok, prima di alcuni avvisi, io mi azzardo, Gemma, un pensiero, mi assumo tutta la responsabilità. due cose semplicissime. La prima, che deriva dal fatto che comunque da quando la prima volta ci siamo incontrati ad oggi, insomma, è nato un filo di un rapporto che, se anche ci siamo visti pochissime volte, ci siamo sentiti qualche volta in più, questo filo non è mai venuto meno, e per questo filo di rapporto e di piccola conoscenza in più, quello che Gemma oggi ci ha raccontato, la testimonianza che ci ha dato, non è una testimonianza di una persona che ha passato una serie di problematiche che oggi è a posto. È una persona che anche oggi vive le sue problematiche, le sue difficoltà, e che deve affrontare le sue problematiche, le sue difficoltà, che sono diverse di ieri, ma che oggi non è che non ci sono, no? Dico questo per rendere proprio quello che lei ci ha raccontato attuale, non di una favola a lieto fine. Qui non c'è una favola a lieto fine, no. E seconda cosa che mi sento di dire: non commettiamo l'errore che persona straordinaria, quasi un extraterrestre, ma io non sarò mai come lei, cioè è speciale, questo è poco ma sicuro, ed è un dono che il Signore, anche questa sera, essendo qui tutti noi ad ascoltarla, non possiamo non riconoscere, no? Ma dire io non potrò mai essere così, ma come ha fatto, ma ha trovato, ma che, cioè, no, tratteremmo male quello che lei questa sera ci ha testimoniato, perché ci ha detto che può essere così per ciascuno di noi. Non è una cosa da mettere sugli altari, insomma, magari anche in mezzo tra di noi ci sono esperienze che ci sono sicuramente delle esperienze che hanno la stessa portata, la stessa dinamica nella vita, insomma. Mi sono sentito di rischiare queste due cosettine perché è troppo prezioso quello che questa sera abbiamo vissuto, oltre che ascoltato, direi vissuto, e lo si è visto da qui nei volti di molti di voi che siete qui, insomma, ecco.